Ciao, come state? Bene, vale, ciao. Ciao. Come vi chiamate? Io sono Nicolà, e lui è Andrea, e poi abbiamo Davide, manca Edoardo che insomma ci manda un grande abbraccio. Ci manca tanto. Come ben ci chiamiamo Fu, ancora così. Com'è nato questo nome? Ce l'avevo scritto sulle scarpe. In realtà l'avevo preso da una foto di Cobain dove c'era scritto Fugouts sulle sue Converse. E niente, io me l'avevo scritto e l'abbiamo preso. Il primo nome era appunto Fugouts ed eravamo in tre. E soltanto io ed Andrea, e poi dopo si è aggiunto un quarto elemento e allora abbiamo cambiato nome. Abbiamo abbreviato in Fu, che abbiamo ritenuto fosse un nome bello. Quando vi siete conosciuti più o meno, quindi? Troppo presto. Cioè? 2001. Noi ci siamo conosciuti nel 2001, sì, con Edo e Andrea, e poi abbiamo conosciuto... Edo e Andrea si conoscevano già da tanti anni, dalle elementari, l'asilo, insomma, da sempre. E invece Davide l'abbiamo conosciuto nel 2005-2006. Sì, che meraviglia. Sì. Che con la sua band, I Ruggine, abbiamo fatto un concerto insieme a Vezza d'Alba e lì ci siamo conosciuti, ci siamo trovati bene, siamo diventati amici. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Allora, secondo me c'è tanto grunge, tanto noise. Non lo so, secondo me si sente quell'influenza lì, quella dei Sonic Youth, mi vengono in mente, i Fugazzi, gli Unbound, gli anni 90, i Mars Volta, più che i Mars Volta li Drive-In, non so, sì, ci sta. Non sto dicendo anche cazzate, e poi ci sono tante band anche italiane che ci piacciono, una su tutte gli UZEDA. Potevo dirne anche altre, sì, per sé con chi, sì. Nella vostra storia, com'è che avete cominciato a suonare? Ci siamo beccati, ci siamo conosciuti io e Andrea su una chat di quelle internazionali, c'era MSN a quei tempi, la 56K, e c'erano delle chat room a tema, e ce n'era una dove si parlava di rock, di queste cose qua, e io avevo come nickname Chris Novoselic perché mi piacevano tanto Nirvana e pensavo che Chris Novoselic fosse anche un bravo bassista, poi in realtà no. E nulla, allora mi piaceva l'idea di farmi chiamare così perché Kurt Cobain era un po' scontato, invece Chris Novoselic, sai, sono quello già più strano, e piacevo alle tipe per quello. Mi ero preso bene anche di una ragazza che si chiama Priscilla, che in realtà voleva suicidarsi, e parlavamo tanto con lei, e dentro questa chat a un certo punto è comparso Andrea con un nickname che non ricordo, forse Giulio Amores. Era già Giulio Amores, e abbiamo incominciato a trollare, no? Quindi insieme ci mettevamo lì e davamo fastidio agli altri, e alla fine abbiamo scoperto così per caso che eravamo uno di Canale e l'altro di Vezza, e che uno suonava la chitarra e l'altro il basso. In realtà io non ero ancora capace, però ho bleffato, e allora ci siamo beccati e abbiamo suonato, e da lì è partito tutto, ecco. We'll be right back.
a suonare. La disperazione. Sì, c'è il disagio, la voglia di esprimere qualcosa di noi stessi che abbiamo inespresso. Ed è una forma di dire delle cose che diversamente non potremmo dire. O che potremmo dire, ma in una forma diversa. Fondamentalmente la comunicazione anche di sentimenti scomodi. Sì, mi accodo. Sono d'accordo, sono assolutamente soddisfatto di questa risposta. Sì. E cos'è per voi la musica? È un po' collegata alla domanda di prima per me, nel senso è una chiave per aprire delle porte anche di se stessi e per aprire la porta di se stessi verso gli altri. Poi c'è chi in quella porta ci vede qualcosa, ci vuole entrare, e c'è chi invece la guarda solo da lontano e non vuole neanche sapere che cosa c'è lì dentro. Però per me è una porta la musica. Condivido. Sì, è fondamentalmente una cosa bella, una delle cose belle che puoi trovare in giro. Come avviene il processo creativo per comporre i vostri brani? Lo stiamo ancora cercando, speriamo di trovarlo molto presto. Diciamo che al momento si è tutti insieme in una saletta molto rumorosa, si suona e suonando insieme dal frastuono a un certo punto vengono fuori delle illuminazioni e qualcosa di definito che possiamo chiamare giro, e da lì uno prova a costruire il pezzo, quindi la parte prima, la parte dopo, oppure quel giro diventa qualcos'altro, si va avanti e spesso si va avanti per tanto tempo, finché un giorno dici: ma sai che c'è, il pezzo è chiuso, ed era già chiuso in realtà 3 anni prima magari. Per esempio stasera ne facciamo uno che è così. In fase di registrazione, di finalizzazione delle tracce, fate da una mano da qualcuno, produttore? Diciamo che noi abbiamo un disco che è quello lì del 2010 e lì c'era Mano Moccia, che è un caro amico, e lui ci ha dato una mano. Invece per il brano che abbiamo registrato recentemente, che si chiama Earth, l'abbiamo registrato con Manuel Volpe, che è un caro amico, che ha uno studio a Torino, ha già tanta esperienza, ha fatto tanti bei dischi, tipo quello dei Trihorn, che è un'altra band dove suona Davide. Delle canzoni, di cosa trattano? Parlano di noi, però in modo un po', diciamo, implicito in realtà. Cioè, i testi nuovi, allora, sui testi vecchi, come dire, sono passati tanti anni, quindi non me la sento di dire grandi cose. Diciamo che abbiamo scritto quello che potevamo scrivere a quei tempi, non abbiamo, secondo me, dato neanche troppa importanza a quell'aspetto, però è una cosa che invece abbiamo imparato a fare sulle cose nuove che stiamo facendo. E i testi di adesso sono, secondo me, sono delle belle lame, però bisogna leggerli, bisogna capire, interpretarli, però dicono delle cose vere in modo un po' nascosto, un po' implicito, ecco, sono da capire. Diciamo che se uno ci conosce molto bene, conosce le nostre vite personali, secondo me riesce a coglierne degli aspetti anche profondi. Se uno non ci conosce personalmente e vuole entrarci un po' dentro, dice: ok, sti ragazzi non stanno bene. In che lingua sono? Ah, in inglese, sì. In inglese, perché in italiano in realtà per un momento ci è piaciuta l'idea,
Però per adesso i tentativi, cioè io ho fatto un tentativo di testo in italiano, però non funziona, probabilmente perché arriviamo da un background di band e cose soprattutto anglofone, e quindi tendenzialmente ci troviamo bene con l'inglese, lo troviamo più musicale per quello che facciamo. L'ispirazione per questi testi dove arriva? Dalle vite nostre, degli altri, dal disagio, dalla provincia, da quello che sentiamo, da quello che vogliamo dire, da quello che desideriamo, da quello che non avremo mai soprattutto. Live, in palco, vi terrorizza o vi piace? No, ci piace tanto. Piace. È un momento in cui fondamentalmente nessuno ci giudica. Per voi il momento della sala prove è più importante del live o come lo mettete? No, a me piace di più il live. La sala prove però è importante, diciamo che... Senza sala prove non fai il live. Sì, sono due cose diverse. Sì. Ma io non molto so chi piace, cioè, io preferisco il live, mi piace. E la saletta? Ah, Davide a questo punto esprimi... Ma entrambe in realtà, sono due cose diverse, hanno cose belle entrambe, anche se diverse. Sì. Siete affezionati alla vostra saletta? Tu qua stai toccando un tasto dolente, secondo me lo hai fatto apposta. Allora, diciamo che noi avevamo una saletta a cui eravamo molto affezionati, in realtà ci abbiamo proprio per anni quasi vissuto dentro, nel senso che l'abbiamo vissuta non solo come saletta, ma proprio come, se fossi un politicante, direi come centro aggregativo. Noi era uno spazio dove lì dentro esistevamo noi, esistevano tante altre cose e che insomma ci hanno un po' portato via, nel senso che a un certo punto a quanto pare i progetti per quello spazio erano altri e così dall'oggi al domani abbiamo dovuto sloggiare, fare le valigie e c'è un po' di rammarico in questa cosa, soprattutto perché quel posto è ancora lì e non è stato fatto niente di quello che doveva essere fatto e quindi c'è, come dire, oltre al danno la beffa. E quindi adesso in questo momento stiamo provando a Torino e noi siamo di qua, di Canale, Davide vive a Torino, quindi per fortuna almeno lui è comodo, però diciamo che siamo in questa condizione, siamo contenti perché abbiamo trovato uno spazio dove provare, però comunque è diverso, è tanto diverso. Il nostro sogno è ritrovare uno spazio in cui poterci vedere più spesso. Più o meno voi quando avete incominciato a suonare, a fare cose serie sui palchi, queste cose qua? Serie? In che senso? Suoniamo da 20 anni, i primi concerti 2001-2002 da ragazzini, facevamo ancora cover in realtà per la maggior parte. Sì. Più seriamente, non saprei, 2000... Secondo me 2005-2006 sì, abbiamo iniziato a suonare con i primi EP che abbiamo registrato noi in saletta, sì. abbiamo iniziato a girare un po' di più. Sì, e poi 2007 diciamo l'anno, sì, tra virgolette, di gloria, dove abbiamo fatto più cose, sono successe più cose. Sì. Tipo suonare con i Verdena diverse date del Requiem Tour, tipo sì, avevamo suonare vinto, con gli altri Monkeys, abbiamo vinto Red Wave. Abbiamo suonato con i Nebula, poi c'è stato il Traffic, con gli Arctic Monkeys, eccetera, eccetera. Quindi è stato un anno, abbiamo suonato con il Teatro degli Orrori. Sì, 2007-2008 sono stati due anni in cui abbiamo fatto un po' di palchi importanti, un po' di cose belle, quindi è figo. E qual è stato il palco che vi ha emozionato di più? A me, paradossalmente, non il Traffic, ma il palco del Blackout Fest a Prato, dove c'erano sì. 6-7 mila persone, sì, e all'aperto con i Verdena, e quello lì è il live che Traffic, mi ricordo. In realtà ho un ricordo vago anche, cioè non so. Sì, era un po' diverso, però era stato molto emozionante. Eravamo stanchi. Più o meno quante volte provate al mese, grosso modo? Poche. sul palco,
che tipo di strumentazione portate? Allora, abbiamo una batteria, lui suona la batteria. Vuoi dire qualcosa con la sua batteria? Ma è una Sonor anni 80, come un cassa da 24, dei piatti un po' grandini, quello. Suono grosso. Sì. Io invece suono il basso e uso una 8 coni che è sempre la stessa da 20 anni e basta. Ah, io c'ho la chitarra. La chitarra, ah. Edo ha l'altra chitarra. L'altra chitarra. Suonano queste Marshall classiche che ti danno quella cosa. Ah no, Edo invece suona Fender. Sì, casse. Chitarra, pedali, cose? Un botto. Loro, io non. No, io uso un distortorino. Distortorino. E basta. Davide non usa pedali. No, al pedale della casa. Ah sì. Gli è mai capitato in passato di fare un tour? Sì. E come lo affrontate? Male, male perché bisogna stare insieme e non è facile. E poi bisogna andare in giro, bisogna fare dei chilometri, ci va un mezzo e poi il mezzo, tu puoi permetterti un mezzo veramente affidabile, noi no, quindi vuol dire andare in giro con un furgone che non sai. E poi ci sono le persone che ti aspettano e tu arrivi in ritardo. E poi ogni sera dormi su un letto diverso, però è bello. Lockdown, a voi è servito per continuare a sviluppare i vostri progetti o vi siete chiusi e non siete riusciti a far uscire niente di musicale? In realtà ci ha aiutato a ripartire un pochettino, ci è venuta di nuovo voglia di fare cose in quel periodo lì in cui sono successe tante altre cose e sì, ci ha dato un po' di spinta. A fatica. E siete riusciti a scrivere qualcosa di nuovo? Come ti... Sì, sì, più che scrivere abbiamo, diciamo, sistemato, messo a punto delle cose che erano lì aperte da un po' di tempo e anche secondo i metodi nuovi, no? Che sono tipo quello del io provo a cantare a casa e registro e intanto sentiamo che cosa è venuto fuori, quelle cose lì. Però sì, ha aiutato sicuramente, cioè nel male del periodo, in quello almeno cosa di positivo c'è stato. Cioè, i Fu sono una band abbastanza longeva. Tutto questo tempo però avete avuto momenti di stanca. Cosa è successo? Vabbè, c'è stato un periodo in cui sì, non potevamo stare tutti e quattro insieme nella stessa stanza. E che comunque la passione è un qualcosa che ogni tanto porta anche un tipo di frizzantezza che in realtà però non è gestibile, non sei convinto. No, diciamo che abbiamo comunque essere in una band davvero, no? Quindi avere devi trovare un equilibrio, no? Che non è soltanto un equilibrio musicale, nel momento in cui si suona tutto bellissimo, è proprio un equilibrio anche tra personalità diverse che si conoscono da tanto tempo, che affrontano momenti diversi e buttano nella musica qualcosa di grosso, di pesante, no? E quindi fondamentalmente a volte si creano delle dinamiche in cui è difficile riuscire ad andare avanti così serenamente, facendo finta di niente, ma semplicemente ci si prende dei momenti per far prendere aria a un qualcosa a cui teniamo tutti tantissimo, e quindi questo è stato. Poi in altri momenti la vita, le cose, uno magari non è stato bene per i cazzi suoi, quindi è lasciato, cioè, insomma, vicissitudini della vita, però siamo sempre comunque stati vicini e siamo di nuovo qua a suonare, quindi è bello.
Davide, quando sei approdato a questa band, più o meno? Allora, abbiamo fatto il primo concerto assieme, era a luglio della scorsa estate. E prima di quel concerto lì abbiamo fatto non tantissime prove in realtà, secondo me abbiamo iniziato a provare intorno a gennaio. Abbiamo, sì, per il pezzo bene, che abbiamo registrato. Sì, intorno a gennaio, febbraio, quindi un annetto fa. Io ed Nicola avevamo questo pezzo pronto, con altri pezzi anche, abbiamo chiesto di unirsi a noi. Come vi vede tra 5 anni? Male. Io personalmente male, però loro stiano meglio. Io mi vedo benone, tra 5 anni mi vedo benone, mi vedo una persona che comunque avrà trovato il suo posto nel mondo. Wow. Sto bleffando. Non riesco a vedermi troppo lontano nel tempo in realtà, quindi già 5 anni è un lasso di tempo lungo. Iniziamo a arrivare a lunedì. Però sì, spero bene ovviamente. Iniziamo a arrivare a lunedì. Ma sì, guarda, cioè andiamo proprio step by step, un piccolo passo alla volta, no? Passi di bimbo, c'era un film molto bello, non so se ce l'hai presente. Passi di bimbo. Si parlava di questa, dove c'era questa terapia. Molto bello quel film. Sì, no, c'era, forse si chiamava qualcosa terapia, pillola, qualcosa. E c'è questa cosa in cui lui dice sempre passi di bimbo, passi di bimbo. Ed è proprio così che affrontiamo la vita noi, a passi di bimbo. Quindi per noi oggi il primo risultato, la prima grande soddisfazione sarà quella di aver fatto un concerto. E domani chi lo sa, magari muori. Social, li usate, non li usiate, li odiate. Li usiamo per quello che servono. Sì, per cioè, come sì. Seguiamo le tipe su Instagram. Sì, esatto. Vediamo cosa possono. Esatto, lo usiamo per guardare le tipe. Ci piacciono i contenuti. L'aspetto puramente estetico del palco, vi piace le luci, le visual, l'abbigliamento, vi piace oppure... In generale, dici? Sì, anche legato al vostro progetto, ecco. Sì, sono belli i palchi. Sì, a me proprio l'idea dello show, dello spettacolo mi piace, no? Sono un po' americano in questo, cioè a me piacciono anche le luci, le cose, le robe. Quindi sì, assolutamente sì. Sì. Nel nostro caso siamo più sobri, diciamo, non è che abbiamo degli spettacoli o cose. Le luci, quelle che ci sono nel mondo. Contribuisce a creare un'atmosfera durante il concerto. No, però questo è un discorso interessante. Cioè noi non abbiamo mai... Il fumo non mi piace. Il fumo non ci piace tanto. Però non abbiamo mai pensato in realtà nella nostra cosa, neanche banalmente, di mettere uno sfondo. Cioè in effetti è una cosa che... Qualche volta è successo, forse abbiamo fatto qualche visual sì, dietro. Sì, però diciamo che di solito
non curiamo quell'aspetto noi, quando però lo vedo fatto bene, ovviamente dipende dal genere, dalle cose, deve esserci un po' di coerenza, nel senso che se facciamo il concerto noi non è che ci puoi mettere, che ne so, una squadra di brasiliani che si mettono a palleggiare mentre noi suoniamo, però mi piace anche molto se... l'idea dello spettacolo. Anche se, scusa Nicola, ma hai tirato fuori un'idea incredibile. Avete una qualche etichetta discografica che vi dà una mano, un appoggio per qualcosa? Ci ha sempre aiutato tanto Escape From Today e Smart Records, che sono due etichette indipendenti, entrambe di Torino, comunque nel torinese, con una storia importante, un sacco di dischi molto importanti. E adesso abbiamo iniziato una storia nuova, quindi speriamo di poter uscire con qualcosa di nuovo presto, molto presto, e a quel punto non lo so se ci sarà qualcuno, noi sicuramente cercheremo qualcuno che abbia voglia di darci una mano, che creda un po' in questo progetto e queste cose qui. Ecco, avete dei progetti in futuro? Fare dei pezzi, registrare. Sì, fare dei pezzi e registrare. Video? Ti hai già fatto uno? Ne abbiamo fatto uno. E sicuramente se facciamo dei pezzi nuovi facciamo anche dei video, anche perché è molto bello fare i video, mi piace. Un consiglio per le nuove leve che si affacciano sul mondo della musica? Ok, lasciate stare, sì. Non è il caso, sì, si può fare, grande errore della nostra vita. Si può fare un sacco di cose, studiate e guardate un attimo su Google Trend quali sono le parole chiave del momento, e quindi andate a prendere una direzione che vi porti delle soddisfazioni, perché questo non ti porta nelle soddisfazioni, ma ti porta nelle soddisfazioni a livello emotivo, emozionale. Quindi se lo fate per una questione di ma un giorno vorrei campare di questa cosa, vivere di queste cose, lasciamo perdere. Ma se invece avete bisogno di una chiave per dire delle cose, la musica è una bellissima chiave, però comunque non con moderazione, considerate sempre che nella vita bisogna lavorare, darsi da fare, e poi dopo c'è la musica, che è un bellissimo modo di far divertire gli altri e divertirsi. Voi quindi non fate i musicisti come lavoro principale? No, assolutamente no. Però ci siamo rovinati tutti i lavori che avevamo per suonare. Questo è una cosa. Sì, diciamo che l'abbiamo presa sul serio. E io dico sempre questa cosa, che non so se, però penso valga anche per loro. Non sono un professionista, ma ho un approccio professionale. Che bravo, che bella. Sei bravo oggi. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Bam, 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 così. Così, allora... Di qualsiasi cosa, eh? Parto io. I primi che mi vengono in mente sarebbero un casino, tantissimi, e quindi... Allora, Elliott Smith per me, assolutamente il mio artista preferito, anche se non c'entra un tubo con quello che suoniamo noi. Mi vengono in mente i Fugazzi, l'altra band che porca merda. Che difficile, sono tre. Sei sicuro? Solo tre? Quattro. Allora, quattro. Allora le facciamo uno... I Leroy che suonano con noi stasera, li dovete ascoltare, perché se la tendenza è quella di dirmi io, ma in Italia comunque non è come... No, questa è una band italiana che spacca e infatti siamo felici che stasera suoneranno con noi. Roberto Baggio, Melissa Satta, Isano. Io ti direi Don Caballero per un legame affettivo, non ce la voglio niente. Eminem. Oxbow. Poi Eminem ti piace tanto. E Kubrick, così per spostarsi dal lato musicale. Ok, perfetto. Molte grazie. Grazie a te. Grazie. Ciao. Dobbiamo salutare qualcuno? Se volete. Ciao. No, niente, non salutiamo. Ciao. Ciao. Grazie Luca. Grazie.